Il calore del vetro. Mille modi per intendere il vetro e per utilizzarlo in bagno. Vismara Vetro propone declinazioni inedite del cristallo che può diventare strumento di benessere, abbinando l'estetica all'organizzazione degli spazi e alla funzionalità. Dal progetto Twin, che trasforma la doccia in un sistema d'arredo, ad una serie di proposte per fare della cabina doccia standard un'autentica zona di wellness. E infine, la parete radiante in vetro che immerge l'elettricità in una lastra di cristallo. Anche quest'anno il vetro è protagonista assoluto nel nostro stand. Un vetro che viene declinato in varie forme per cercare di sposare maggiormente funzionalità, estetica a nuove possibilità di utilizzo. Un vetro che può essere riscaldante per dare una mano al riscaldamento in casa o per dare un senso di benessere superiore. Un vetro che può andare a nascondere delle zone che obbligatoriamente in casa dobbiamo avere, ma che non sempre sono belle da vedere. Twin è un modello che è affiancato a una zona doccia, a un vano che può essere allestito con degli elettrodomestici, perché va a soddisfare tutte le normative per l'alloggiamento elettrodomestici, oppure può essere banalmente un vano utile dove è un ripostiglio, dove porre i panni sporchi, gli accappatoi. Ovviamente è pensato per bagni magari di case estremamente lussuose, ma dove gli spazi, dove i metri quadri non sono tantissimi, quindi dobbiamo andare a ottimizzare gli spazi, ma non per questo a ridurli di bellezza, di estetica e di scelte architettoniche. Un'altra declinazione del vetro può essere quella della parete radiante. In una nostra doccia siamo riusciti a introdurre una tecnologia per cui un lato della cabina doccia è riscaldato, anzi può essere riscaldante, nel senso che oltre a donare benessere alla persona che sta facendo la doccia, può essere sostitutivo del radiatore o del termoarredo nel bagno, e andando a creare quindi un elemento riscaldante al posto del termoarredo. Tramite una tecnologia brevettata, dell'elettricità a 220 volt viene immessa nel vetro e va a creare una superficie che può andare tra i 45 e i 55 gradi, quindi donando calore all'utilizzatore della doccia. Può essere allacciata anche a sistemi termostatici o a timerizzazioni per permettere una programmazione e andare quindi a riscaldare anche l'ambiente bagno nel suo complesso. È un prodotto in assoluta sicurezza, è in questo momento sotto normativa IMQ, e c'è una normativa europea che è stata approvata appositamente per poter permettere l'utilizzo di questa tecnologia anche all'interno di una zona bagnata qual è la cabina doccia. Quindi è un'assoluta novità sul mercato proposta da Vismara Vetro. L'offerta Vismara Vetro ovviamente poi si estende a quella che è la cabina doccia standard, tra virgolette, quindi una cabina doccia pensata per una zona di wellness quotidiano, di benessere quotidiano, che è il momento privato della doccia. Doccia che deve essere sicuramente bella, perché è importante all'interno dell'architettura del bagno, occupa tanto spazio e quindi ha un impatto estetico molto importante, che deve potersi anche qui declinare nelle varie possibilità, quindi con una porta pieghevole, abbattente, scorrevole, per poter quindi andare a essere compatibile con tutte le esigenze quotidiane, domestiche, che una persona trova nel suo bagno. Ovviamente tutte le nostre produzioni sono pensate per essere adagiate su un piatto doccia anche esistente, quindi non sono docce dedicate ai nostri piatti doccia. Ciononostante, Vismara Vetro ha voluto ampliare la sua offerta con la creazione di piatti doccia in materiale particolarmente ricco, che è il Crystal Plant, secondo un design estremamente minimale e piatto, per poter degnamente accoppiarsi alle nostre cabine doccia. I piatti doccia che vengono creati su dimensioni standard, ma poi possono essere adattati e tagliati al millimetro, quindi per poter assolutamente sposare le necessità del singolo bagno, della singola doccia. Quindi una doccia che si va a sedere su un piatto doccia su misura, un qualcosa quasi di sartoriale per il piatto doccia e per la cabina doccia.